Settima corsa di Palermo, anziani a arrivare sul doppio chilometro in 13 al via dopo il ritiro del numero 12 Ortigia Arab, allineamento tutto sommato ben riuscito ed è il momento dello stacco di galoppo, il numero 3, si tratta di Malibu PZ che praticamente esce di scena e con buon lancio e Nugola Lung che va a condurre nei confronti del numero 2 di Nicol Di Galardo, ci sembra, ma adesso vedremo di andare meglio a vedere. In seconda posizione il numero 1 di Narcos NP che segue Nugola Lung, in terza posizione la Lampo di Re con il numero 5, mentre per linee esterne viene avanti Pinza S che ha colto un ottimo lancio dalla seconda fila e si presenta su Nugola Lung ricevendo via libera. Dunque Pinza S, terzo cavallo al gioco, con Cesare Ferranti Zediolo, va a condurre e transita ai primi 600 metri al comando nei confronti di Nugola Lung, poi a seguire Narcos NP con Lorenzo Zollo. Per linee esterne si ritrova Master di Azzurra, che dunque dovrà battere la corsia più scomoda, non semplice per Master di Azzurra, mentre Gaspare Lo Verde con la favorita Nahera, molto tempestivamente è andata a prendere la seconda pariglia esterna e quindi si trova con la destra libera. Andiamo a vedere il primo chilometro di questa corsa, chilometro che è andato via sul filo dell'1,17 con Pinza S al comando, Master di Azzurra al suo esterno, seguita sempre da Nahera, lungo la corda Nugola Lung e Narcos NP. I cavalli tendono a compattarsi con Nahera che continua a avere la destra libera e che quindi si profila come la cavalla che probabilmente proverà l'attacco sulla retta di fronte. Retta di fronte che i cavalli imboccano in questo momento con Pinza S e Master di Azzurra, Nahera che adesso deve spostare e lo fa provando a farsi strada, ma oggi vediamo un Master di Azzurra molto più pimpante rispetto alle ultime occasioni. Il fatto che fosse ben seguito al gioco evidentemente aveva il suo fondamento. Passa Master di Azzurra, cala Pinza S, scavalcato anche da Nahera, gli altri leggermente indietro. Prova Nahera a ricucire il gap con Master di Azzurra, ma sembra oggi un Master di Azzurra, se non informato antico, comunque un Master di Azzurra letteralmente trasformato rispetto agli ultimi mesi, convincente in un duro percorso esterno che ha messo alle corde la favorita Nahera. Stacca il ritrovato Master di Azzurra nei confronti di Nahera, mentre per il terzo posto probabilmente dovrebbe averla spuntata Nictea BLV all'esterno, ma questo lo andremo a rivedere. Dunque vittoria di Master di Azzurra, doppio per Giuseppe Porzio Junior. Sul mio cronometro ho un tempo notevole, abbondantemente sotto l'1,16, quindi un Master di Azzurra ritrovato nei confronti di Nahera. Quota di 9,08 per il vincitore, Antonino Porzio l'allenatore. Per il terzo posto, beh, sono molto vicini, ma probabilmente Nictea BLV ha avuto la meglio su Posillipo OR, Scuderia Fenice ai colori del vincitore. In numeri dunque 11 al primo posto, 4 al secondo, 7 al terzo per la settima corsa di Palermo. Ordine d'arrivo naturalmente ufficioso.